Salve a tutti e benvenuto in questo undicesimo episodio di Gimplotti. Già l'undicesimo, vero? Ragazzi, una stagione è volata. La fine si avvicina. Molto bene. Cadrà. Voi già sapete come funziona il gioco e adesso sceglieremo una teoria del complotto. Esatto. Io già so cosa scrive, ragazzi. Io pure, perché ci Io vado veloce. È una cosa che ripropongo. Senza appoggio e scrivo. Non ha importanza, qui siamo a scuola. Questa è l'università della vita. Posso pagare? Scegli il numero. 3. Io? Numero 3. Sempre dall'alto verso il basso. O da sinistra verso destra? Da sinistra verso destra. Sì, ma chi ci vede? Sì, se tu mi dici a me da sinistra verso destra. Era da sinistra verso destra. Era per i ragazzi da casa, lo facevo. Sono gli eliminati. Che era Millennium Bug. Millennium Bug, ragazzi! No, 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 no. È giunto il momento! Ho fatto bene! Il motore perpetuo! Zanzan! Vediamo cos'era, vediamo cos'era. Sì. Il Novax! Novax, sì! Novax. Ragazzi, Novax in questo periodo è disastroso. Troveremo un video di 20 minuti? Sarà difficile. E ci saranno tipo report, tipo di ore. 3 ore di Novax. Prendiamo il nostro taccuino del terrore e scriviamo le parole, anzi scrivi le parole. Giusto. Ragazzi, Bill Gates uscirà questa volta, ve lo giuro, uscirà Bill Gates, questa volta Bill è sicuro. Gates. Poi, Big Pharma. Big Pharma però la facevate anche con cause farmaceutiche, eh? Ok. Poi? No, non so, anzi, c'ho tipo tutte le parole, tipo c'ho tipo l'ingorgo, cioè. Una. Io pensavo qualcosa tipo profitto, pensavo. Profitto come... Tipo... Non lo so, no, non lascio perdere profitto, vediamo. Aspetta. Chiederei controllarci. Controllarci? Autismo? Mi, certo. Metalli. Beh. Microchip. Medici. Medici. Costringono. Costringere, esatto, la faccio a volte anche con obbligo. Sì, mi piace. Esatto, sì. Bambini sbara figli. Giusto. Bambini. Dai ragazzi, dai, si beve oggi, si beve. Molto bene ragazzi, come al solito, lei trascriverà le parole sui bicchieri e ci ritroviamo fra un secondo dopo con questo video sui Novax. Ok ragazzi, abbiamo trovato un video più lungo del solito, ma ovviamente qualora uscissero tutte le parole noi interrompiamo, perché ancora noi siamo alla ricerca del full house. Esatto, cioè, e se invece non dovessero ci siamo uscire, avvicinati ancora, c'è la regola dei 6 minuti. Il video è vaccini, freccetta. Contengono metalli pesanti, freccetta. La denuncia del dottor Montanari, punto esclamativo, di Roberto Di Molfetta, 4.000 visualizzazioni di 2 anni fa. E penso che data questa... A Bettino. Sai chi altro era Di Molfetta? Suo fratello, Linus. Suo padre, sua madre, sicuramente. Penso tutta la sua famiglia. No, non lo so chi era Di Molfetta. Parezza. Ah, non lo sapevamo, era Di Molfetta. Sono fuori dal tunnel del divertimento. Molto bene, iniziamo. Quindi speriamo che ci delizia con tutte queste parole. E adesso ragazzi, via. Si inizia. Montano. I vaccini sono sicuri? Ah, molti sicuri. Non lo sappiamo. Noi abbiamo analizzato 28 vaccini. Qualcuno l'abbiamo analizzato in un solo esemplare, qualcuno in 2, qualcuno in 5, qualcuno addirittura l'abbiamo analizzato negli anni, come abbiamo fatto con certi vaccini anti-influenzali. Noi li abbiamo trovati tutti pieni di ferraglia. Ferraglia vuol dire micro e nano particelle, cioè particelle. Li ho analizzati con un sistema che si chiama EDS, che ha un margine di errore dello 0%. Allora ho potuto fare le analisi chimiche di questa roba e posso dire
in scienza e coscienza, come dicono i medici, che poi la scienza e la coscienza possono manco da stare. È mio, dov'è? Che erano dei frammenti inorganici di metalli pesanti. Allora, questi metalli pesanti non possono essere iniettati, soprattutto sotto forma di frammenti di particelle, in un bambino o in un adulto, perché queste robe potentemente cose che io ho scoperto insieme con mia moglie, che è più brava di me, l'ho scoperta 20 anni fa. L'unico vaccino che abbiamo trovato pulito è stato l'unico vaccino veterinario che abbiamo analizzato. Si chiama Feligen, è un vaccino trivalente per i gatti. Allora, o noi diventiamo tutti gatti, gatto e la volpe, cose così, oppure ci rassegniamo a farci delle iniezioni con dei vaccini sporchi. Quando io dico queste cose, queste cose dovrebbero essere prese con estrema serietà, estrema. E invece così non è. Noi abbiamo denunciato questo fatto, ripeti dopo di noi, trattandoci come dei poverini. Allora, il nostro laboratorio è uno dei 100 laboratori di punta della Comunità Europea. Questo non lo dico io, lo dice la Commissione Europea. In Europa ci sono 28 nazioni, dividiamo 100 per 28, vediamo che ci sono meno di 3 laboratori per ogni paese. Il nostro è uno di quelli. Non lo dico io, l'ha pubblicato la Commissione Europea. Perché a questo punto c'è una dietrologia che io non sposo, però esiste, che dice che dentro i vaccini per uso umano si mettono delle sostanze patogene, cioè che inducono malattie, e si mettono apposta lo scopo del vaccino, per poi poter lucrare sulla malattia di chi ha subito la vaccinazione. Dieci minuti prima che noi facessimo questo collegamento avevo una persona di Piacenza che ha 33 anni e fa l'orologiaio. L'ho avuto al telefono fino a un minuto prima che io mi collegassi con questa TV, e lui mi diceva che a 33 anni gli hanno obbligato a fare il vaccino contro il morbillo perché sua sorella, che ha 5 anni obbligato. Salute ragazzi, vabbè, sarà con l'obbligo. Io continuo a ricevere mail, telefonate, visite da persone che stanno dopo la vaccinazione e da persone che mi dicono che loro figlio è diventato autista. Viene negata. Il cugertino del vaccino Tripedia DTAP, che è un antidifterite, tetano e pertosse, prodotto dalla Sanofi Pasteur. Questo è uno dei vaccini in cui c'è scritto che l'autismo è una malattia. Ma è un estratto senza contesto. Allora, i vaccini che vengono fatti abusivamente sono l'epatite B e il tetano. Io mi sono fatto, Dio, mi hanno messo un po' di metà, il tetano, di 2 o 3 mesi, è meglio di essere piccato il tetano, perché vedete che in 2, no? Ha un sistema immunitario. È una malattia sui muscoli che ti contrai, ti spezzi la schiena. L'esame di immunologia all'università, poi se lo dimenticano. Però fino ai 2 anni, 2 anni e mezzo, o anche più di più, il bambino non ha un sistema immunitario maturo, quindi quel vaccino non serve a nulla. È chiaro, però, che tutti i medici questo devono sapere, che non esiste nessun farmaco senza effetti collaterali, non ci sono. Quindi se io mi inoculo un farmaco che non serve a niente, perché nel bambino non può avere effetto, di quell'età, ma c'è una puntata di esame del corpo umano del tetano, che poverino, che il bambino non è stato mandato dal genitore fanno le vaccinazioni e poi si è tagliato e ha preso il tetano. Bravo! Perché il bambino non ha fatto il vaccino. Sai che l'altro giorno a scuola ci hanno fatto il richiamo del vaccino contro il tetano? Tu c'eri? Del vaccino contro che cosa? Il tetano. Che cos'è il tetano? Io non credo di essere mai stato vaccinato. E perché fa
faccio i richiami, perché la prima vaccinazione non è servita a niente, no! La seconda non è servita a niente, la terza non è servita. La dottoressa che non ha fatto il tampone mi ha spiegato il motivo del rinvio. Forse la quarta non è perché non te l'ha detto, altro motivo, me l'ha spiegato benissimo. Però intanto gli ho fatto 4 vaccinazioni, quindi mi sono messo in tasca un bel po' di quattrini, perché non è che è un paziente solo, sono milioni di bambini. A livello mondiale sono questi bambini noi li vogliamo fare diventare adulti, e questo è il problema di mondo. Tanti soldi. No. Continuare a iniettare dei vaccini con delle polveri dentro, delle polveri metalliche. Questo cervello si tirava in donna come la morta sulla molto, ma non è poi lontano da così, da essere così. È un groviglio di fili scoperti, di fili elettrici scoperti. Se io metto qualche cosa che mi manda in corto questi fili, faccio dei guai. Mi sembra che sia una cosa di una semplicità assoluta. Perché non vogliamo studiare queste cose? Quindi la nostra vaccino uguale malattia autismo è sordità dopo aver parlato con persone scritto fatto non mi hanno nemmeno risposto e decidere molto spesso pende dal contro. Quindi la mia preside di facoltà, 1968, diceva giocate con ciao, le Stefano, ciao. Non è grazie per il sei numero uno, Stefano, ciao. Allora, quel video ci stava annoiando, abbiamo gli ultimi 4 sciottini, io ho accumulato 3 punti, lei 2 e lui 1, giusto? Stranamente. No, lui 0. E stranamente lui ancora non ha bevuto. Perché sono restato lento. Il nostro amatissimo Roberto Di Moffetta ci sta deliziando con un nuovo video di un altro nostro grandissimo maestro che seguiamo, Mazzucco, già di aver a che fare con i suoi video. Allora, leggo il titolo: vaccini, freccetta. I medici USA stanno... Per me non è freccetta. E cos'è? Play? È un start play da PlayStation. Ok, vaccini, start. I medici USA sanno che causano autismo? X. Per confermare. No, sottino con l'interrogativo. Virtuale per Massimo autismo. Mazzucco, Roberto Di Moffetta, 12.000 view, sempre di 2 anni fa. Shall we? Engage. Attenzione, questo video non intende essere una dissertazione scientifica sulla questione vaccini autismo, no. È soltanto un resoconto giornalistico di quello che è accaduto intorno al cosiddetto Simpson Hood Memo. Un documento? No, ma come? Nel video vengono presentati solo alcuni strati del Simpson Hood Memo. A titolo indicativo, chiunque voglia farsi un'idea completa di ciò che è avvenuto... Esiste una correlazione fra vaccini e autismo? Questa è la grande domanda che tormenta milioni di genitori nel mondo. Ciao, Massimo. Se ponete questa domanda alla medicina ufficiale, ai nostri pediatri oppure alle farmaceutiche, vi diranno... Ciao, il farmaceutico adesso! Le cose e cioè, in realtà è vero che non esiste a livello ufficiale, ma solo perché non è mai uscita questa verità. È il primo maschio in famiglia della prossima generazione e non voglio che questo mio nipote riceva nessun vaccino col timerosal finché non ne sapremo di più. Ci vorrà probabilmente molto tempo. Ma no, ecco, mi sembrava strano. Ma insomma, cioè, ma veramente, cioè, manca il tempo, tu stai uscendo dall'ospedale, tu te lo rapiscono, sai vaccino. Cosa, sai cosa mi è sembrato? Maurizio Mosca, quell'uomo che poco fa è stato arrestato. Anzitutto una notizia, quel signore prima che ha lanciato un'accusa gratuita e grave nei miei confronti è stato già arrestato. Perché in 4 minuti. Ragazzi. Io direi di chiudere da qua. Io direi di che mi bevo il resto. Beh, tanto il mio destino è segnato già da poc'anzi. Scusate. Sei sicuro che ti vuoi bere tutti? No, non sono sicuro, ma è... Li dividiamo. Il format che abbiamo ideato che non mi costringe a berli tutti. Io oggi vorrei la stemma. Io vado col primo. Ah, ragazzi, posso dire una cosa? Non ho molti commenti, perché... Ma manco io, cioè... Cioè... Di qualcosa mentre io bevo, perché lui non ha commenti neanche, io sono totalmente senza parole. Un commento. Ah, prego! Però prima faccio parlare lei, visto che la parola, visto che tu hai chieduto la parola. No, no, aspetta, come finisce prima che dimentica. Scusa, vai, prego! No, prima non sa nemmeno lei cosa dire, in realtà. No, prima che si dimentica quello che voleva dire, ammazzante. Scusami.
Ma io volevo ricordare che Di Moffetta era Caparezza. Ricordare, ho detto. Salute, cioè, quello questo... prima ripeteva 33 ore, aspetta, 7 minuti di stessa scusa. Cosa. Anche se non sono un grandissimo fan, questo è per Caparezza. Beh, Caparezza è Caparezza. Giusto. Anche perché mi piace... Goodbye. Malinconi. Anche a me piace tantissimo quello, bellissimo. Questo potevamo fare un gimblotti con Caparezza. Sarebbe come stato special guest, sì, esatto. Penso che Caparezza non girerebbe mai il bicchiere, penso. Lo vedo uno che se li beve 9 sciottini ed è sempre fresco come le rose. Beh, effettivamente lui per quanto è alto ha voglia di riempire sciottini. Quanto è pazzo. Comunque, una cosa volevo dire. Scusa, è velocissimo. Tutti questi claim, uno straccio di prova non c'è. Vai avanti. A parte questo, io sono stata pure vaccinata alla laurea. A parte tutti i vaccini che mi sono fatta, che proprio. Infatti sono diventata sorda. Non so se ora divento anche autistica, perché a questo punto me la devo anche aspettare. Autista. No, esatto. Fino a qualche tempo fa, qualche mese fa, sono andata all'ASL e ho detto fatemi qualunque vaccino mi devo fare, mi mancano. Proprio mi avrebbero bruciata viva. Tipo, a rogo! Ma sai chi ti avrebbe bruciato viva? Chi? Hitler. Meno male che non c'è più Hitler. Hitler c'entra sempre, come Bill Gates. Però stavolta non l'hanno chiamato. Perché non l'hanno chiamato Bill Gates? Tutti lo uccidono, ma nessuno ce lo fa bene. Bill. Secondo me hanno paura. Facciamo questa... Cosa William pure. Gates. Please comunque. Come here. We want to have one episode with you. Gin for free for you. Bill. Ci mancava. Gin for free, vuole fare male. Cioè. Comunque, quindi... Ho un sacco di metalli in corpo. Metalli pesanti, come ci hanno spiegato da questo video. No, non penso. E poi comunque io sono stata alla laurea di mia sorella, in cui la ragazza poco prima di lei ha fatto la tesi proprio sull'autismo e altre malattie, però principalmente era sull'autismo. E un professore in seduta di laurea ha interrotto per dire e sottolineare il fatto che i vaccini non causano autismo. Ma perché lei l'ha detto? Perché, no, si parlava di autismo in generale e lui ha interrotto e ha detto, perché voglio dire qua, in questo momento, davanti a tutti, che i vaccini non portano autismo, ma è una cosa correlata. Ma la studentessa diceva questa cosa. Sì, sì, ovviamente era a favore di questo, cioè nel senso che non è vero no, che portano. No, dico, la studentessa non ha mai detto questa cosa, che i vaccini erano correlati al mondo. Esatto, no, lo guardavo. Però lui ha voluto interrompere per dire al pubblico che stava là. Esatto, perché comunque si parlava di autismo, dei motivi per cui comunque si sviluppa, eccetera, eccetera. Però tra questi non vi sono i vaccini, quindi non è vero, non è vero. Vabbè. Però non so perché si crede. Come un altro genio che crede che anche che la sindrome di Down sia causata dai vaccini. Che ora in questo caso non abbiamo trovato in questo video, però c'è chi sostiene anche questo. Quindi... 6 e 7. Niente. Ma sa qual è il problema di cui io ho bevuto tutta questa cosa? Che mi dovete sopportare voi tutta la serata. Mi dovete sopportare perché io adesso... esco! No, mi dovete sopportare perché diventerò i casti. Cosa ti carica? Ma cosa non hai visto? Niente! Spacco un bicchiere. Che cosa fai? Più o meno spacco bottiglia ma tua famiglia. Ai 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 ai! Ricorda, una penna può ferire più di una spada. The pen is mightier than the sword. È un pennarello più di un fucile a pompa. Perché quando un uomo con la pistola incontra l'uomo col fucile... Beh, se fai... Se l'uomo spari a propulsione il tappo, sì. Andiamo. Ci sta soltanto. Allora, se spara a propulsione funziona, vediamo. Oh! Tutto qua. Che tra l'altro vi consiglio di visitare il nostro nuovo sito www.bordelanitalia.com. Una cosa che vi ho detto di dirvi, iscrivetevi al canale, me lo sono dimenticato, ma sono ubriachissimi e vengono tutti in mente. Iscrivetevi al canale, visitate il sito. E avete dato perché è così? Sì, perché sono ubriachissimo. Ma così è un'altra cosa. Non mi interessa. Ragazzi, avete altro?
Sapete che ogni volta che io chiudo, mi metto sempre la mano davanti? Posso mettere qualche altra cosa davanti? No. No. Metto il sedere. Ciao, no. Ragazzi. È meglio di no. Ciao, ragazzi.